È attesa da più di 20 anni la nuova caserma dei Vigili del Fuoco a Crema, che andrebbe a sostituire la sede del distaccamento cittadino di Via del Macello, attualmente fatiscente e inadeguata. I soldi ci sono, 1.800.000 euro stanziati dal Viminale, il progetto esecutivo pure affidato ad SCRP, Società Cremasca Reti e Patrimonio, ma il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha chiesto ulteriori migliorie. Un potenziamento dell'accesso viabilistico e una maggiore sicurezza dell'area, che insiste su via Macallè, vicino all'ospedale, alla caserma dei carabinieri, alla tangenziale. Un potenziamento di un miglioramento sul progetto definitivo rispetto alla strada di accesso, alla necessità di collocare un impianto semaforico per mettere maggiormente in sicurezza l'entrata e l'uscita dei mezzi, ovviamente di soccorso dei vigili del fuoco, e un potenziamento della rete idrica, nel senso che la richiesta è proprio quella di arrivare a garantire che in quell'area dove appunto verrà costruita, realizzata la caserma dei vigili del fuoco, tutto il contesto venga messo nella massima sicurezza. Settimana prossima approda in consiglio la convenzione con SCRP, in cui verranno stanziate ulteriori risorse per la ridefinizione del progetto esecutivo, con le migliorie richieste. Questo ha comportato una ridefinizione del progetto definitivo, con un'ulteriore spesa di circa 400.000 euro per tutte queste opere di potenziamento e di miglioramento. Nel Consiglio Comunale approveremo la convenzione con SCRP proprio per, diciamo, affidare queste ulteriori risorse e ulteriori lavori. L'apertura del cantiere slitta pertanto al 2022. Prima bisogna predisporre il bando per l'affidamento dei lavori. Appena approviamo questa convenzione, hanno affidato l'incarico che credo, diciamo, a breve, sia già pronto del progetto esecutivo.